Lo scontro in qualche modo che è avvenuto in Parlamento è causato da un'emergenza democratica dovuta all'atteggiamento del governo che continua a sbattere la porta alle opposizioni che hanno delle proposte concrete sul tavolo. Questa è una cosa importantissima da dire, perché noi siamo persone, noi siamo cittadini che vogliono portare le proposte in Parlamento e questo ci è stato proibito da un governo ottuso e cieco che di notte, come i ladri, cerca di stravolgere 40 articoli della Costituzione contro tre proposte, tre semplici del nostro movimento, che davano e danno sovranità ai cittadini senza questi quorum per i referendum deliberativi e consultivi così alti. Mi domando perché. Perché alle elezioni possa andare a votare soltanto il 40% degli elettori e nello stesso tempo i seggi che si spartiscono sono tutti completamente, non ci sia assolutamente quorum, e invece se il popolo chiede una legge attraverso un referendum o una modifica non possa avere assolutamente voce in capitolo, a meno che non abbia il 50 più 1% degli aventi diritto. Questo è quello che chiediamo, più voce alla gente, alla popolazione.